Resta assai critica la situazione dei contagi a Ribera, comune che da alcuni giorni, come noto, è in zona arancione. Il sindaco Matteo Ruvolo non nasconde la sua preoccupazione, anche se tanti riberesi sono in attesa della notifica di avvenuta guarigione. Sarebbero una settantina i soggetti già guariti dal Covid, ma il sistema, intasato e andato in tilt, registra anche qui un rallentamento nella comunicazione. La situazione è di allarme, lo era già una settimana scorsa e un po' prima delle vacanze natalizie, tant'è vero che avendo consapevolezza di quello a cui si andava incontro, ho anticipato la chiusura delle scuole di 3 giorni rispetto all'inizio delle vacanze natalizie. E, con le festività la situazione è precipitata, il dato attuale parla di 374 soggetti positivi. E ci sono ancora tanti tamponi che si stanno facendo per attivazioni che nel frattempo sono state fatte e il sistema un po' dell'ASP, del Dipartimento di Prevenzione, è andato in tilt, tra virgolette, nel senso che sono in affanno e quindi i dati tardano anche le guarigioni, perché proprio mezz'ora fa, sentendomi con l'USCA e col Dipartimento di Prevenzione, a Ribera, perché molta gente si fa sentire, ci sono almeno 70-80 guarigioni da notificare e purtroppo proprio per i numeri così elevati e il lavoro che è aumentato per le USCA e per il Dipartimento si tarda anche a notificare le avvenute guarigioni e quindi il ritornare alla normalità per tante persone che si sono negativizzate nel frattempo. Oltre ai limiti previsti dalla zona arancione, nelle prossime ore potrebbe arrivare una nuova ordinanza sindacale con ulteriori restrizioni e alla luce di questi numeri c'è preoccupazione per la ripresa dell'anno scolastico. Ho già sentito i presidi delle scuole, faremo una riunione probabilmente il 7, ci siamo dati appuntamento per il 7 proprio prima del 10 perché vedremo i numeri a quella data, mi sentirò anche col Dipartimento di Prevenzione perché come tutti sapete il sindaco non decide purtroppo la chiusura delle scuole, ma deve rispettare quello che dicono le circolari ministeriali. E se i numeri, se i dati, se i parametri consentiranno di poterle chiudere, io non ci penso mezza volta di sospendere le lezioni in presenza per andare in DAD, così come ho fatto poco prima delle vacanze, come dicevo prima. E purtroppo i provvedimenti, ripeto, sono i provvedimenti. Io ho chiesto la zona arancione perché i numeri me lo permettevano, ho insistito perché venisse riconosciuta, così è stato. Ma la nuova normativa nazionale, ripeto, al di là della colorazione, non ci aiuta perché il fatto che si diminuiscono anche i periodi di quarantena e si ritorna ad essere liberi a circolare. Questo da un punto di vista agevola l'economia, rimette le persone in movimento. Dall'altro punto di vista, però, il rischio che ci possano essere ancora più contatti, è attuale. Quindi la situazione, diciamo, è in continua evoluzione. Monitoriamo giorno dopo giorno insieme al Dipartimento di Prevenzione e insieme alle USCA la situazione, numeri su numeri, attivazioni su attivazioni e liberazioni su liberazioni. Sulla scuola il mio auspicio è che ci sia una decisione a livello quantomeno regionale di poter chiudere le scuole almeno per 15 giorni dopo il 10, dopo l'inizio delle attività didattiche.